Enzo Impiccini, ex lavoratore della cartiera Alstom, si è ritrovato poi improvvisamente esodato dopo la manovra Fornero-Monti. Ma cosa sta accadendo qui nella zona industriale di Ascoli? Perché tutta questa crisi economica negli ultimi anni così devastante? Come stiamo vedendo anche stasera, siamo in un vero e proprio deserto industriale. Questa non è più una zona industriale, questo è un deserto industriale che ha una sua logica, per la quale è stato permesso ad alcuni imprenditori, quelli che hanno chiuso, di fare il bello e cattivo tempo e di andarsene. Come posso testimoniare io, testimonianza diretta, nella mia fabbrica, la cartiera di Ascoli, dopo il passaggio a questa multinazionale finlandese di nome Alstom, si è andata sempre più in discesa, diciamo, verso la chiusura, perché una multinazionale ragiona in termini di dove le conviene fare il prodotto e quanto ci deve guadagnare. Molto probabilmente la cartiera invece doveva ancora acquisire un prodotto che, se fosse stato un'altra proprietà, saremmo ancora a lavorare. Ma non è solo l'Alstom, qui, come diceva prima Quaglietti, c'è stata la Novico, pur in presenza di un prodotto che tira sul mercato come quello delle siringhe, ha chiuso perché in mano comunque alla speculazione. Ecco, quindi non c'è stato più l'industriale che faceva industria, ma gruppi che volevano speculare anche sui mercati finanziari, e questo ha portato tutte queste fabbriche praticamente verso la chiusura. Ora io dico questo: l'appello che si deve fare oggi a tutti i lavoratori è quello di cercare nel momento in cui inizia una qualsiasi crisi aziendale, non tanto di fare la barricata subito, quanto piuttosto di andare a trovare idee diverse per poter continuare quella struttura industriale che potrebbe proseguire la vita di questa azienda. Noi, quando ha chiuso la cartiera, non siamo entrati dentro, ci siamo messi sulle torri, forse abbiamo anche sbagliato, abbiamo cercato di dire: guarda, vi diamo questa idea. Abbiamo addirittura dato l'idea dell'autogestione in quel momento, cioè potevamo prenderla i lavoratori e gestirlo, perché il mercato della carta c'era, ripeto. Non c'era l'utile che l'azienda voleva aspettarsi, ma c'era comunque la possibilità di essere in attivo, non di essere estremamente passivi. Abbiamo detto anche di farsi avanti imprenditori locali che potevano rilevare l'azienda e che potevano continuare. Abbiamo detto che di fronte alla quota risibile di vendita che l'Alstom voleva per quella area, si poteva comunque cercare attraverso le banche eccetera di acquistare l'area eccetera, facendone anche un polo pubblico della carta. Tutte queste idee sono state completamente disattese, ignorate, perché quello che interessava in quel momento era avviarci verso gli ammortizzatori sociali. Ma quando, e questo lo dico per esperienza massima, quando si sceglie solo la strada degli ammortizzatori sociali, l'azienda è morta, non è possibile più fare niente. E questo è stato il nostro destino in pratica. C'è un futuro secondo lei per l'area industriale di Ascoli, del Piceno, oppure il declino è inarrestabile? Io credo che, se ci basiamo sul fatto che c'è sempre il cinese o c'è sempre il rumeno, non abbiamo sicuro, o il polacco, non abbiamo sicuramente competitività. Certo, bisogna ripensare anche a un intervento pubblico in questo settore industriale italiano. Adesso c'è la Fiat, che è un caso grosso, ma se la Fiat viene comunque pensata come fabbrica che può andare a produrre in Brasile, ad esempio, certo che in Brasile fa comodo a Marchionne. Il Brasile ha una crescita economica esponenziale in questo momento. È chiaro che il governo brasiliano gli dà l'85% di quello che spende. Noi non possiamo fare questo, ma possiamo pur sempre cominciare a monitorare da un punto di vista pubblico queste aziende che tu devi non considerare semplicemente l'imprenditore che vuole andare a cercare lidi, diciamo, più vantaggiosi. Quindi secondo me c'è una possibilità però per l'industria. Perché quando, ed era in piena crisi la Maluri nel 2009, venne il governatore Spacca qui, disse che il modello industriale era superato a favore anche di un modello di economia di tipo familiare, di tipo frammentare. Non è così, cioè
Quante persone perdono il lavoro alla Manuria? Hanno perso il lavoro negli anni 1200 persone. Quante aziende di carattere familiare ci dobbiamo fare per ritrovare la stessa occupazione? Cioè l'industria la dobbiamo tenere al centro dell'attenzione al lavoro. Il lavoro è l'industria. Chi è che ti può fare 400 occupati? Chi è che ti può fare 500 occupati? Devo mettere il negozietto del prodotto tipico? Io, mia moglie. Siamo due, posso avere un dipendente, siamo tre, ma per avere la stessa occupazione di una fabbrica che chiude ce ne vuole molto del tempo e degli sforzi soprattutto.